Allora, io sono stata appunto contattata da Diretta, da Mainetti, da Davide per appunto anch'io per partecipare, insomma, sono a servizio di questa favola moderna. E piace favola moderna? Lascio, ok, ho detto già prima, favola moderna. No, il protagonista è esatto, non Fiellini. Ho voluto sperimentarmi anche in questo, in un ruolo un po' differente da quello che ho sempre portato in giro qua e là. E fa parte del lavoro di un attore comunque mettersi a disposizione a servizio di un ruolo, anche se apparentemente può essere differente, ma io sostengo che non ci possa essere un colore che è soltanto quello, nel senso che anche in un ruolo drammatico ci può essere un filo sottile di ironia che contrasta e che quindi mette in risalto alcune cose. Poi è molto, molto reale come storia, insomma, quindi cercato di portare appunto un sentimento di prestarlo a questo personaggio come mamma di Walter, che appunto è il protagonista di questo squalo. Questo mestiere ti porta sempre ad avere, cioè sarebbe facile sedersi su alcune cose che uno conosce, che sa fare, che fa sempre. Adesso io do un destro, tranquillo, ci penso io, non vi preoccupate, ci penso io con Stantello in un attimo, anche se grosso, ma io... Io dicevo che doveva stare prima, faccio un po' la maniera, sei cretino, guardatemi, ok, lui non c'è, ecco, cioè, ha preso lo stesso colore della tappezzeria, quindi comunque alla fine va scomparso. Il fatto che in questo lavoro ovviamente è mettersi in gioco, avere coraggio per sperimentarsi anche, può essere da incoscienti per alcune cose, ma ha sempre fatto parte del mio percorso in tutte le cose che magari ho fatto, dalla radio, alla TV, al teatro, al cinema, anche per cose che magari con le quali uno mi lega un po' di più istintivamente, ma essendo fan e sostenitrice delle mille sfaccettature che dell'animo umano alla fine appartengono a tutti, ovviamente le parti buie più nascoste. Io ho sempre messo anche nelle cose comiche o ironiche una linea e un colore di base anche più malinconico, proprio per far risaltare appunto una cosa e l'altra. Quindi qui è stato soltanto un mettere più a fuoco un'altra parte che fa sempre, ovviamente, che esiste in tutti noi e in me. È stato anche per me uno stupore essere stata chiamata appunto per una cosa così, anche perché mi disse il proprio Gabriele, dice anche in LOL t'ho visto e ho capito che eri drammatico. Io non ho capito bene questa cosa, però comunque invece forse ha funzionato proprio quello che ho appena detto, nel senso che nonostante tutto poi alla fine l'animo di una persona esce con tutta una serie di sfaccettature, ma non è adesso la cosa dell'attore comico che di schiena è drammatico, invece la maschera no. È che questo mestiere, per chi lo fa in alcuni modi, insomma, è meraviglioso proprio perché ti dà tutto mille possibilità di essere, di diventare, e ho cercato con tutta l'umiltà possibile di mettermi a servizio per questa storia, in questa storia, e cercare di rendere Rita tridimensionale, oltre dopo averla letta sulla sceneggiatura, che è appunto il soggetto che mi è piaciuto molto. Grazie. Solo una piccola cosa, che un aspetto che mi ha molto cambiato la percezione del suo lavoro è stato andare a vedere Samusà, nel suo spettacolo, dove appunto queste mille sfumature di cui parlava Virginia mi sono palesate, e quindi mi sono innamorato artisticamente di tutte quelle possibilità e ho capito che si poteva fare un percorso insieme vincente. Così almeno intanto faccio un paio di scene qui, faccio il corsaro e sono stato invitato all'interno del progetto da la Chied, Andrea Martina Guerra, e quindi poi ci conosciamo bene con Valerio perché ha scritto Christian, e quindi mi conosce, mi ha scritto un po' questo personaggio su di me, che sono diventato un po' la Jessica Rabbit, diciamo, dei noantri, quindi quando c'è da fare un cattivo vengo interpellato, anche se
Ma l'abbiamo costruito un po' insieme, questa cosa per esempio del dottor Schulz, la mia idea, un omaggio a mio padre negli anni 80 che è stata ben accolta da Davide, perfetta. I 15 uomini all'inizio, sempre anche quello a casa mia, mio padre, dell'isola del tesoro. Sì, ricordo che mio padre diceva 15 uomini. C'era lo sceneggiato. C'era lo sceneggiato. C'era arrivato, c'era un. C'era il cartone animato. E poi insomma alla fine di una partecipazione che ho fatto molto molto volentieri all'interno di questa favola, come possiamo dire, moderna esatto. Piace? In realtà mi hai trovato tu in una festa dove c'erano i giochi, per esempio basket, calcio, skate, e io mi stavo scrivendo, lui gira per cercare dei ragazzi. No, che quando la racconta così io tremo. Sì, è la voce di lui che si aggira nei marchi a cercare. Io ogni volta tremo, dico, speriamo che. E invece ogni volta, ma io giocavo, è arrivato lui. No, invece era bravo. Sì, sì. La festa è sempre verso la deriva che non vogliamo poi, no, alla fine. Allora, era una festa controllata, piena di adulti. Sì, i genitori erano presenti, insomma, diciamolo, perché magari scrivono, c'era questo che girava, e, insomma, no, brava persona, la gentile, vuole vedere così, però è una brava persona. E quindi lui mi ha trovato, eccolo. Leggendo la sceneggiatura, c'era scritto che avevo 12-13 anni, però non si vedeva, quindi magari lui mi ha visto così e pensava che era perfetto. Invece? Sì, mi ha visto bassetto che a te c'avevo 13 anni. Insomma, minorenne, comunque minorenne. La prima frase della sceneggiatura è: Walter ha 13 anni ma sembra più piccolo della sua età. E quando ho avvicinato i genitori, poi ho conosciuto Tiziano, io ho subito chiesto quante età avesse, no? Mi ha detto 13 fra 2 mesi, perfetto. Ed è arrivato dopo aver trovato invece Stefano, quindi il protagonista, perché insieme a Davide Zuro abbiamo fatto 600 casting, aver trovato Stefano, ero molto felice, e appena entrato in sala casting ho subito riconosciuto Carlo, però non trovavamo Walter, e quindi una 5 settimane dallo shooting era un rischio, perché poteva essere insomma spostato il film o comunque rinviato, e quindi è stato proprio un segno dal cielo. Aggiungo un piccolo aneddoto: eravamo a 2 settimane dallo shooting, quindi avevamo già scelto i nostri personaggi e stavamo provando una scena nella seconda parte del film dove loro incominciano un attimo ad entrare nel gruppo di techno, e a un certo punto Tiziano mi prende da parte e mi dice: Davide, mi sa che a me non mi piace questo film. Appunto Tiziano non mi piace, siamo usciti, poi quello ho fatto una piccione in brometto passa, mi cade addobbi, mi fa la cartaccia. Ma come Tiziano non ti piace? Non va bene questa cosa, fa. Non voglio che le persone mi vedano coatto. Cioè che guardano un film e mi pensino, ma guarda un film, no? Poi lo sanno che è finto. No, non voglio. Mi ha detto: guarda Edoardo Pesce. E poi gli ho detto: guarda, che poi si rende conto che non è un vero cattivo, e alla fine capisce che invece è bello essere dei bambini. Allora mi piace, e allora abbiamo continuato con il casting. Io ho fatto il casting che aveva mandato un amico di mia madre che ha lavorato 5 anni dietro le quinte del cinema, ha sempre puntato su di me per questa cosa, tant'è che io da piccolo ho sempre detto barzellette da sempre. E lui mi mandò appunto questo casting. All'inizio ero indeciso, non sapevo cosa fare. Alla fine poi ho detto: vabbè, proviamoci. Sono andato lì e appunto Davide ha detto che ci saremmo rivisti. Io: va bene. E aspettiamo, e alla fine ho fatto i provini, ho fatto qualche provino, poi mi ha dato la conferma ufficiale ed è stato fantastico. Penso è stato uno dei momenti più belli.